Francesco Sabatini, linguista, professore emerito di storia della lingua italiana all'Università di Roma III, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, autore di numerosi saggi e pubblicazioni, ospite a Ruvo di Puglia per un incontro sul tema grammatica valenziale nell'auditorium della Scuola Media Giovanni XXIII, per una riflessione sull'insegnamento-apprendimento della lingua italiana attraverso una rivisitazione epistemologica didattica della disciplina e il dialogo con la ricerca scientifica. È il nostro Luca Cicirello non ha mancato di chiedere al presidente onorario dell'Accademia della Crusca anche il suo parere sul Petaloso. Professore, il suo incontro rientra nella formazione per i docenti e ha parlato appunto di modello valenziale. Ma che cos'è? È un modello che spiega la struttura della frase, come si forma nella nostra mente intorno al verbo. Il verbo ha un significato e secondo il significato per formare la frase ha bisogno di 0, 1, 2, 3 o 4 elementi che lo completano. Questa capacità del verbo, questa facoltà del verbo di richiedere dei nomi di appoggio è stata chiamata valenza e quindi il modello prende il nome di grammatica valenziale, mette al centro il verbo e poi cerca le parole che il verbo stesso richiede intorno a sé. In merito alla vicenda diventata ormai virale sui social network, appunto quella dell'aggettivo petaloso, che cosa pensa? Che è il frutto di una capacità inventiva, di una libertà di pensare dell'alunno. E bene ha fatto l'insegnante a farne occasione per un dibattito, addirittura chiedendo il parere della Crusca. Tutto bello. Bisognerebbe poi andare più a fondo per capire il suffisso oso che concetto porta con sé. Indica che una strada è piena di pietre, che un ramo è pieno di spine, che una spiaggia è piena di sabbia, ma oppure che una testa è piena di peli, ma non si adatta a indicare un numero preciso, cioè una serie di elementi numerabili. I petali sono numerabili, quindi sembra tutto facile, in realtà è poco chiaro alla mente che cosa significhi.